Ma possiamo fare queste figure sulla mia prima diretta? Ma c'avevo un sacco di gente che mi sta facendo le richieste per partecipare. Accettare tu. E ho sbagliato, ho accettato tutti. Vabbè, ciao amore. Sono Ciao amore, ti Gerbino. sei messo un cavallino semplice anche tu? Non ero preparata. Gerbino mi ha detto alle 15:59, Vale, vai tu. Che emozione che mi chiedesti tu! Con le domande fatte da me. Mi raccomando, 40 domande in quarantena. Bruciapelo. Ok, vai. Chi sei? Alza un po' la voce perché non ti sento tanto. Chi sei? Una ragazza emotivamente scossa. Mondo. Il Giappone. Cosa ti rende felice? I cani, il gelato il buongiorno. Cosa ti spaventa di più? Quando non mi dicono il buongiorno. Cosa ti rende più nervosa? Io ho delle ansie da prestazione, devi sapere. Nel senso che ho proprio le ansie da prestazione quando ho un appuntamento con delle persone che non conosco. Mi viene l'attacco, a parte che tu lo sai, comunque mi viene la tachicardia. La tua canzone preferita in questo momento? Weekend, Blinding Lights. Io immaginavo tu avessi risposto e questa fa na 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 na, perché lei ha tantissime canzoni preferite, però non sa il testo di nessuna canzone. No, esattamente. Quella lì fa. Come già va? E nasce. Proprio Bellissima. così. Quella lì. Poi i tuoi follower chiedono: il tuo neo, lo hai mai odiato? E se sì, quando hai iniziato ad apprezzarlo? No, non l'ho mai odiato. In realtà non sono nata con il neo, mi è venuto dopo. Ok. Mi è venuto a 12-13 anni. No, no, non lo odio. Diciamo che c'è la preoccupazione che uno poi magari debba toglierlo, quello sì. Come si fa ad essere sicuri di se stessi? È un lavoro lunghissimo, è difficilissimo. È in realtà facendosi tante domande. Tra influencer c'è molta falsità. Due Assolutamente sì. cuori, una capanna o businesswoman? Due cuori e una capanna. Mortacci mia. Come ti senti oggi? Normale, non al pieno delle mie capacità. Il tuo punto debole. Mi bevo tutto quello che mi dicono. Confermo. Se vincessi 10 milioni, cosa compreresti come prima cosa? Un appartamento Cosa ti dicono più gigantesco, spesso? eh? Ne parlavamo anche ieri, un appartamento. Gigantesco. La cosa che ti dicono di più? Che sono molto diretta. Questo è difficile, eh? Il giorno più bello della tua vita. Non penso sia ancora arrivato. L'ultima cosa che fai prima di andare a dormire? Bevo un tè verde. Hai mai tradito? Quando ero molto, molto, molto giovane, da adolescente, sì. Raccontaci una tua figura di merda. Oddio, aspetta, aspetta, perché ovviamente queste domande non sono La Lea preparate. non le sapeva, infatti. Allora, aspetta, una figura di merda? No, aspetta, una figura di merda ne ho sicuramente. Vale, darmi un repertage. Influencer c'è molta falsità.
Assolutamente sì. Merda, una figura di merda. Ci devo pensare, Vale, non la so così su due piedi. Ha fatto piangere. Ah, ho visto The Judge, il giudice, la settimana scorsa. Tu l'hai mai visto? Ah, mi ha fatto piangere. Mi ha fatto piangere tantissimo. Consiglio di vederlo. Dimmi un segreto. Eh no, se no non sarebbe un segreto. Dimmi una bugia. Una bugia, aspetta, una bugia, una bugia, una bugia, che non sono preoccupata per il mio lavoro. Colore preferito. Tutti potrebbero dire rosa, anzi tutti dicono rosa e mi regalano cose rosa, in realtà io sono un amante del verde militare. Ti sei mai innamorata di due persone contemporaneamente? No, assolutamente no, e non me lo auguro neanche, sinceramente. Il tuo motto? Free to be me, no, free to be you. Free to be you. È sempre stato il motto del mio negozio, libero di essere te stesso. Quando è che ti senti più creativa? Mi sento più creativa, mi sento più creativa durante tarda notte. Piatto preferito. Sushi o comunque tutto ciò che concerne il cibo asiatico, però il chirashi proprio vado matta. Qual è la prima cosa che farai finita la quarantena? La prima cosa che farò è venire e andare da te, da Ali 1, 2, 3, da Lori e gli altri ad abbracciarli. Perché noi abbiamo nello stesso gruppo 25.000 persone che si chiamano Ale. Sì, esatto, così Allora, almeno non si fanno degli errori e nessuno si sente escluso. cosa ti fa schifo? Riguardo cosa? Una cosa che ti fa schifo, non ti piace. Ce l'ho, mi fa proprio che chi passerebbe sopra sua madre per avere un po' di, visibilità. Cosa saresti se fossi un oggetto? Ovviamente sarei una teiera giapponese. Concerto dei sogni! L'abbiamo perso e non ce lo rimborsano! Anzi, tutti e due, concerto dei sogni 2, scusate i capelli, concerto dei sogni 2, prima volta che Vale mi regala il biglietto per un concerto di Thom Yorke. E allora io, presa dal momento, regalo a Vale il biglietto per andare a sentire Izzy. Oh, niente. Né uno né l'altro e nemmeno il rimborso, oltretutto. Te, soldi, amici, successo. Allora, i soldi contano perché coi soldi riesco a portare fuori gli amici. Il successo conta perché sono una che condivide il mio successo e a volte può essere o il successo degli altri anche, o nella condivisione positiva anche essere un buon messaggio. E gli amici sono importanti, considerando però che ho sbagliato tanto nella mia vita. Quindi in realtà sto ancora lavorando tanto sul gruppo ristretto dei miei amici di oggi, che sono importantissimi, ma non voglio neanche, cioè non voglio essere una di quelle smielose, voglio essere sincera. Comunque lo sto costruendo perché ho avuto una marea di sviste, ecco, sulle amicizie. Hai mai fatto a botte? Sì. Se potessi avere un potere, quale vorresti? Anche Assolutamente vorrei il teletrasporto. io ho detto quella. Ovvio! Finite! Piaciute? Sì, amore, brava! Sai che però non riesco più a vedere le domande che fanno sotto. Sai che anche a me si sono bloccate? No! Ah, mia madre! C'è la mamma! Ciao, Ciao, mamma! Tizia! Mamma, vuoi fare qualche domanda?